Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi vi ricordo subito all'inizio, invece che in fondo al video, di seguirci sul nostro canale all'indirizzo www.vincenzocaputo.com. Vi ricordo anche che è possibile mettere la spunta sulla campanella sui nostri video YouTube, in modo da essere notificati ogni volta che ne pubblichiamo uno nuovo. Bene, aperta questa parentesi, la chiudo immediatamente per andare a presentare il dispositivo di oggi. Parleremo nuovamente dell'azienda Etihad, ormai la conoscono praticamente tutti. Etihad è la casa madre che produce i device Sonoff. Sonoff, che credo siano stati fra i primi, se non addirittura i primi dispositivi a far parte del mondo dell'ecosistema della smart home, sicuramente fra i più antichi, se vogliamo chiamarli così, dato che il mondo smart home è relativamente giovane. E nel corso del tempo Etihad con i propri Sonoff ha sfruttato appieno il protocollo di comunicazione Wi-Fi, ma negli ultimi tempi si è buttata anche a costruire una linea dei loro dispositivi utilizzante il protocollo Zigbee. Ne abbiamo visti tantissimi, penso li abbiamo visti tutti i loro dispositivi Zigbee sul nostro blog. E Sonoff nel corso degli anni ha cercato anche di ridurre notevolmente di dimensione i propri dispositivi, sempre più piccoli, quasi microscopici, per permettere di inserire i loro dispositivi all'interno dei nostri impianti elettrici. E infatti è proprio il caso del dispositivo di oggi, che ha raggiunto delle dimensioni veramente insignificanti, quasi impercettibili. Parliamo infatti di un dispositivo Effettivamente questo dispositivo è veramente veramente grosso, è enorme direi, e pesa anche tanto. Parliamo ovviamente del Sonoff POV R3, uno degli ultimi usciti di casa Etihad, e lo ricorderete dal nome. Questo POV R3 è il discendente del Sonoff POV R2, tuttavia non lo andrà a sostituire, verranno venduti entrambi a catalogo, sia l'R2 che l'R3. Notate che l'R3 dalle generose dimensioni è più grande, ma c'è una motivazione per la quale è più grande. Il POV R2 permette la misurazione fino a 16 A, questo invece permette la misurazione fino a 25 A, 25 A che entrano dentro il dispositivo e riescono per essere letti. Sinceramente preferisco dispositivi che utilizzano pinze amperometriche, perché insomma far passare 25 A dentro il dispositivo del genere, nonostante che dalla costituzione sembra abbastanza robusto, mi rende un po' perplesso. Comunque lo andremo a vedere, lo metteremo un po' sotto test, magari non ci passeremo dentro 25 A perché non saprei come passarceli, ma sicuramente farò anche più di un video, perché penso che questo dispositivo meriti un approfondimento. Oggi andremo a vedere l'accoppiamento, il dispositivo, cercherò anche di aprirlo per vedere le componentistiche interne, ma poi dedicherò un altro video all'accoppiamento di questo device ad Home Assistant. Ormai conoscete tutti il noto hub domestico, perché grazie anche alla nuova integrazione della rilevazione dei consumi di Home Assistant, penso che questo sia uno dei dispositivi che potrebbe fare al caso nostro per andare a snocciolare e approfondire anche quell'aspetto del noto hub domestico. Quindi andiamo ad aprirlo, mettiamolo sotto torchio e vediamo un po' come funziona. Sonoff POV R3 sul banco della mia bottega degli orrori. Guardiamo cosa c'è all'interno della confezione, anche se presumo che ci sarà praticamente solo il libretto di istruzioni, visto che è di dimensioni enormi e quindi la scatola contiene praticamente solo questo. Quindi libretto di istruzioni, questi supporti di plastica servono a fissare il device su barra DIN. Immagino che non ci sarebbero tante altre possibilità su dove andare a piazzare un device grosso così, anche se c'è una staffa di metallo che presumo permetta di appendere il dispositivo con un chiodo o con un tassello direttamente sul muro. Dispositivo che, vi dicevo, offre delle generosissime dimensioni, grandissimi sono anche i morsetti, come potete notare, sicuramente non morsetti di scarsa qualità, e anche il peso fa vedere, diciamo, l'aumento di qualità costruttiva anche nella plastica stessa, che Sonoff ci ha abituato, diciamo, ad una plastica un po' più leggera. Questa invece sembra essere molto molto robusto. Probabilmente in Etihad hanno pensato anche a rendere il dispositivo molto più robusto, dato anche il grosso carico che passa all'interno del dispositivo. Si parla infatti ad un massimo di 5500 watt. 4 morsetti, come vi dicevo, 2 neutri
L in e delle out. L in dovrà entrare, diciamo, la fase all'interno del device, L out andrà all'utilizzatore. I due morsetti di neutro penso che siano ponticellati all'interno. Una curiosità: all'interno delle istruzioni ho visto che ci sono praticamente due possibilità di cablaggio, eccole qui. E come notate nello schema di sinistra, dove è collegato la lampada, il neutro non passa dentro il dispositivo ma viene collegato direttamente alla lampada, invece nello schema di destra fanno passare il neutro nel secondo morsetto del Sonoff. Penso che il risultato non cambi, comunque dopo lo proverò con una lampada e sicuramente proverò a collegarlo in entrambi i modi in modo da vedere le differenze, che presumo non ci siano. Ecco, qua dietro ci sono quattro viti che sono curiosissimo di svitare per vedere cosa c'è dentro e lo faremo fra pochissimo. Prima guardiamo i due pulsanti che sono nella parte superiore, quindi ci sono due pulsanti, uno presumo per attivare il contatto in maniera manuale ma anche per accoppiare il device all'applicazione Ewilink. Quindi non ci resta che andarlo ad aprire con le quattro viti che sono poste sul retro. Ecco qua, ho svitato le viti dietro al dispositivo, purtroppo non posso aprirlo completamente perché comunque ci sono dei fili collegati. Cercherò di zoomare un po' per farvi vedere la componentistica interna. I cavi di potenza sono molto robusti, qua giù troviamo anche i pin per quanto riguarda il flash, anche se è un dispositivo do yourself, quindi presumo che si possa eventualmente installare un firmware alternativo direttamente dal tool che abbiamo già visto in passato, senza andare a ricorrere al flash manuale di un firmware alternativo. E mi dispiace, non posso aprirlo altrimenti perché purtroppo non si vede. Comunque devo dire la verità che le componentistiche interne mi sembrano molto molto robuste rispetto ai dispositivi che ci ha abituati a vedere Sonoff. Sicuramente hanno pensato a fare le cose a dovere, a cominciare semplicemente dai morsetti che sono veramente enormi, ma vi garantisco che anche il cablaggio interno è ben strutturato con morsetti belli robusti. Insomma, questa volta sembrano aver fatto un dispositivo molto 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 resistente. Ecco qua, dispositivo cablato e già connesso all'applicazione. Vediamo un secondo i collegamenti. Ho utilizzato il secondo schema dell'opuscolo informativo che utilizzava anche il secondo morsetto di neutro. Ho fatto un'ulteriore prova collegando il neutro direttamente, non cambia praticamente niente, quindi si possono utilizzare entrambi gli schemi. E la fase viene direttamente su L in e il neutro proveniente dalla spina che esce da quella ciabatta viene direttamente al morsetto N, quello di destra. Riparte dal morsetto N subito accanto, in realtà sono ponticellati questi due morsetti, e va al primo lato del portalampada, invece L-out va al secondo polo del portalampada. Ho rimediato questa lampada che è all'incirca di 15 watt, perlomeno le specifiche che sono disegnate sopra indica che la lampada è da 15 watt, e ho già provveduto ad accoppiare il device all'applicazione Ewilink. Non vi faccio vedere l'accoppiamento perché è esattamente identico a tutti i dispositivi Sonoff che abbiamo visto in passato, quindi ormai credo che tutti abbiano imparato come accoppiare un dispositivo Sonoff. Tra l'altro sto riprendendo con il mio OnePlus, di conseguenza ho rispolverato questo vecchio S8 Plus, vi ricorderete che l'ho maledetto più di una volta. Finalmente mi sono deciso a cambiare il firmware, ho messo la Lineage OS e devo dire che è ritornato a essere un telefono fruibile. Dunque, Sonoff Power 3 ovviamente l'ho rinominato io perché quando si accoppia la prima volta dà un codice come tutti i dispositivi Sonoff. Si può accendere e spegnere, aprendolo ci darà anche il consumo in corrente e la potenza, quindi 15,25 watt, direi che la lettura è più che precisa, 0,12 ampere, 234,58 volt. Ecco, quando si spenge cambia l'icona e se premiamo nei puntini in alto a destra, tre puntini, avremo la possibilità di cambiare nome al Sonoff, andare a modificare il firmware con una versione più aggiornata nel caso che ce ne sia una, e nel mio caso è l'ultima versione quindi non lo devo aggiornare. Assegna posizione, quindi si potrà assegnare una delle stanze create sull'applicazione Ewilink al dispositivo.
si potrà anche condividere con un ulteriore account LAN control per andarla a gestire in locale, quindi senza l'utilizzo del cloud, o perlomeno quando è possibile farlo in LAN, il device verrà gestito all'interno della propria rete. Allarme: qui si può selezionare una serie di allarmi che vanno da un minimo e un massimo di watt ad un superamento della tensione o ad un superamento della corrente. Nel caso che si scelga una di queste opzioni e le notifiche saranno abilitate, verrà notificata al superamento o nel caso anche dei watt la diminuzione, quindi sotto la soglia minima impostata tramite l'allarme. Poi abbiamo i registri, quindi il registro delle accensioni e spegnimento, io ho fatto un pochino di prove, quindi è già pieno. Indicatore di rete, sta ad indicare l'indicatore della rete Wi-Fi. Stato all'accensione: qui si potrà scegliere fra spento, acceso o ultimo stato, ovvero quando andrà via la corrente del dispositivo. Una volta ripristinata, potremo scegliere se spegnerlo, farlo trovare spento, acceso, oppure se ricordare l'ultimo stato prima del avvenuto distacco della corrente elettrica. Impostazione di inking: qui abbiamo la possibilità di settare la durata dell'accensione, quindi in questo caso ho messo 0,5 secondi. Se vado a salvare, noterete che tornando indietro, se vado a premere l'accensione, dopo 0,5 secondi lui va a spegnersi. Quindi andiamo a disattivarlo nuovamente. Ecco qua, salva. Qui sarà possibile anche andare ad impostare un prezzo al kilowatt orario, quindi si potrà stimare una spesa della corrente elettrica che viene consumata. Si può andare a cambiare l'impostazione del Wi-Fi del dispositivo anche una volta che è accoppiato al nostro dispositivo stesso, quindi se abbiamo intenzione di cambiare SSD e password lo possiamo fare tranquillamente da impostazioni Wi-Fi. Produttore, modello, ID del dispositivo e tutte le altre varie informazioni del device. La programmazione, il conto alla rovescia e il timer ciclico ci permetteranno di andare a programmare tutte le varie tipologie di accensione, quindi ad un determinato orario o ad un scadere di un conto alla rovescia, oppure andare a creare un timer ciclico, appunto, che ci permetterà di farlo accendere in automatico o spegnere in automatico a seconda dell'impostazione che avremo avviato sull'applicazione. Consumo è altro non è che un consumo stimato in base anche a quello che abbiamo poi settato come costo della corrente elettrica. Ovviamente il mio dispositivo attualmente non ha fatto praticamente nessun grafico perché l'ho acceso da pochissimo tempo solo per qualche test, e questo grafico di consumo abbiamo la possibilità anche di scaricarlo, quindi avere la memoria in memoria, diciamo, il file del consumo giornaliero o comunque della cronologia del consumo. Ovviamente il dispositivo è compatibile con gli assistenti domestici sia di casa Amazon che di casa Google, e di conseguenza sarà possibile, una volta accoppiato al proprio account, andare a accenderlo e spegnerlo direttamente con i comandi vocali. Bene amici, anche per oggi è tutto, vi ho già dato indicazioni di dove trovarci all'inizio del video, quindi un salutone, a presto, ciao!